San Giovanni Valdarno, all'Ars von Trier, per i rapporti della sua cinematografia con la storia dell'arte, l'epica e la letteratura. 10 dicembre 2022. Chiamo William Defoe a ritirare il premio. Mi dispiace, leggo in inglese, perché ho chiesto a mia moglie, italiana, se è meglio in inglese o italiano, e lei ha detto inglese. E così adesso. Ok. I've worked with Lars as an actor. Ho recitato con Lars on four projects, in quattro progetti. And I can say they were some of the most stimulating experiences I've che had sono state film. Tra le esperienze più stimolanti che ho mai avuto nel cinema. He has an uncommon intelligence. Ha una passione veramente poco comune, ha un'intelligenza particolare, una passione per il cinema, un senso fantastico dell'umorismo e anche un dono per esplorare l'indicibile. The first time I worked with him, he said it was important to discuss the character that I was going to be playing. He made an appointment with me early on a Swedish spring morning, the day before I was about to start work on the film Manderley. La prima volta che ho lavorato con lui ha detto che era importante discutere il personaggio che avrei recitato e aveva fissato un appuntamento con me molto presto, una mattina di una primavera svedese, il giorno prima che io iniziassi a lavorare sul film Manderley. It was 7 a.m., very cold, and he drove me in his Volkswagen microbus to a lake where the ice had just melted. Erano le 7 di mattina, faceva freddissimo e lui mi portò con il suo furgone Volkswagen a un lago dove il ghiaccio si era appena sciolto. We parked. Parcheggiamo. He said, "Let's go." He took off all his clothes. E lui disse, "Andiamo." Si poi si tolse tutti gli abiti. And I did too, to be polite. E lo feci anch'io per educazione. And we went for a bone-chilling swim. E andammo a farci una nuotata veramente da gelarsi le ossa. After about 2 minutes in the heart-stopping cold water, we got out, dried ourselves, and we went back to our hotel in silence. Dopo circa 2 minuti, con il cuore praticamente bloccato dal ghiaccio, dal freddo che toglieva il fiato, a questo punto ci asciugammo e tornammo in hotel in silenzio. We arrived and he said, "See you tomorrow." Arrivati, poi lui disse, "Vabbè, ci vediamo domani." When I agreed to accept this award on his behalf, he declined to write a statement for me to read, which I asked him for. Quando ho accettato di essere qui per accettare a suo nome questo premio, lui ha detto che non voleva scrivermi una dichiarazione per potervela leggere e io gliel'avevo chiesta. I asked him if he wanted me to convey something on his behalf. E a quel punto gli ho chiesto se per caso voleva che passassi un qualche messaggio a suo nome. He told me 6 things. E lui mi ha risposto con 6 cose. 1. He wanted to note that Italian films are what first excited him about cinema. Prima di tutto voleva sottolineare che erano stati proprio i film italiani i primi a farlo interessare al cinema. 2. He feels fortunate because he always made the films he wanted to make and when he wanted to make them. Numero 2. Si sentiva molto fortunato perché aveva sempre fatto i film che voleva fare, quando li voleva fare e come li voleva fare. 3. He thinks it would be nice if people think he directed me in the film Spider-Man.
Dunque, punto 3. Pensa anche che sarebbe tanto carino se la gente pensasse che mi aveva diretto nel film Spider-Man. 4. He wanted to share that now he is working on a 100-hour film about his experiences making movies. Punto 4. Voleva anche condividere con voi che adesso sta lavorando su un film della durata di 100 ore sulla propria esperienza di regista, di cineasta. He wants it to be a teaching tour. It's his way of giving back. Cioè lo pensa e lo appunto nella sua mente come uno strumento didattico ed è un modo di restituire quello che gli è stato dato. 5. He feels honored and pleased to receive this award. Punto 5. Si sente onorato e compiaciuto di ricevere questo premio. And lastly, number 6. He said when you see me up here, he wants you to look through me and see him. E punto 6, per ultimo, ha anche detto che quando vi vedrete qua vicino al proscenio, vuole che facciate finta di non vedere me, ma di vedere lui. Grazie mille.